Adriano. Perù era un ospite di San Severino Lucano, oggi è un dipendente. Ottimo, questa è una bella cosa. E lui È è una bella cosa. l'allenatore, è l'unico che ha portato uno Sprar Lucano alle finali nazionali. Lo voglio dire a tutti, quindi. Benissimo. Va bene, allora ragazzi, dato che io conosco e so i vostri tempi, non vi voglio triviare più di un'ora. Tanto come avete visto, registriamo tutto e vi mandiamo il video. Io presento il professor Egidio Trupa, che curerà oggi, con tutti i limiti dello strumento digitale, questa intervento, questa informativa su quelle che sono le possibilità dell'attività motoria con il calcio in una situazione come quella pandemica attuale. Quindi, concretamente, lui vi illustrerà alcune cose e vi farà vedere delle registrazioni che hanno fatto nelle giornate precedenti, perché oggi purtroppo le scuole calcio dove il professore opera nella giornata di oggi sono chiuse e quindi non può fare questo collegamento live. Lo farà giovedì prossimo sicuramente. Quindi questi interventi sono stati registrati nelle settimane precedenti. Egidio, a te la parola. Ah, ti voglio solo dire che oggi sono collegati 1, 2, 3, 4, 5 SPRAR e c'è un operatore. Ho un ospite che fa anche da tecnico, perché questa è la scelta di quest'anno. Prego. Ok, io faccio una piccola premessa. Bombardatemi di domande, nel senso che l'organizzazione dell'allenamento per me viene fatta in una determinata, o meglio, per il settore giovanile scolastico. Ovviamente io posso anche stravolgere delle vostre abitudini. In questo caso è un confronto, perciò non voglio far passare una lezione frontale, ma veramente un confronto di come costruire, quali sono le vostre criticità e come poter migliorare le vostre potenzialità. Come ha detto il professor Tonino Gianlorenzi, in questo momento di pandemia sicuramente abbiamo delle difficoltà negli allenamenti, in poche parole voi sapete che è in forma individuale, che cosa vuol dire? Che non ci possono essere contatti con l'avversario, non ci possono essere partite, non ci possono essere per quanto riguarda contrasti e così via. Perciò si basa molto sulla tecnica, che come vedremo è tecnica analitica e funzionale e per quanto riguarda attraverso alcuni giochi. Io ho messo dei video per essere più pratico possibile, e, sia per quanto riguarda alcune attività del Centro Federale, non so se lo conoscete come attività, che noi appunto proponiamo le nostre metodologie, e sia alcuni video che ho fatto come corsista per far vedere alcuni esercizi, perciò in maniera molto semplice, molto tranquilla, e alcuni esercizi che ho fatto fare poi ad alcuni ragazzi. Io metto la presentazione, Tonino, giusto? Sì, devi andare presenta ora, devi andare su presenta ora e se ce l'hai sullo schermo devi fare presenta scheda. Ecco, Riprovo. presenta ora in basso a destra. Sì. Una scheda, giusto? Poi scegli la scheda dove ce l'hai caricata. Poi Questo. se è su Google Chrome devi fare presenta, Aspetta che faccio. no, Io faccio il mio devi schermo. fare Il mio. presenta una finestra, presenta una finestra. Allora c'è il tuo schermo intero? No. Presenta una finestra. Ecco Sto provando, adesso sta andando. qua, perfetto. Dimmi se si vede Sì, oppure va no. bene. Devi solo ingrandire facendo F5, magari. Sì. Ok. Questa è una piattaforma che. Allora, una caratteristica. Allora, ci basiamo molto su 10 presupposti, che sono la cosa fondamentale, cioè in poche parole, alla base della nostra organizzazione degli allenamenti. I 10 presupposti, ve li faccio vedere in maniera un po' più grafica, in maniera migliore, sono in poche parole l'organizzazione dell'allenamento, il clima sereno, elevato tempo di impiego, gioco, esercizi, educare attraverso il movimento. Include variabilità della pratica, giocatore protagonista, orientarsi al compito e appassionare allo sport. Che cosa voglio dire? Una caratteristica fondamentale per organizzare un allenamento,
è quello di sapere che oggetti abbiamo, che attrezzature abbiamo, quanto spazio abbiamo, ok, per delimitare subito il campo. Io vi do un consiglio in maniera molto pratica. Quando andate al campo, fatevi trovare ai vostri atleti già la predisposizione delle attività che volete fare, ok? Di solito noi siamo stati abituati, in poche parole, che c'è un'attivazione in generale, perciò un riscaldamento, c'è una parte centrale e poi successivamente una parte finale. Giusto o sbagliato? Datemi un feedback di ritorno. In poche parole, all'inizio voi fate il riscaldamento in maniera con mobilità articolare e così via. Oppure di solito noi eravamo di solito correre intorno al campo. Sfatiamo tutte queste cose. Allora, noi creiamo in poche parole dei circuiti in cui ci stanno dalle 5 alle 6 stazioni. Ok? La caratteristica dell'organizzazione, ovviamente, come ho detto prima, della forma individuale, è che non ci deve essere nessun contatto tra i giocatori durante l'allenamento, gli ampi spazi di gioco, il distanziamento tra i giocatori, ovviamente, il controllo da parte degli allenatori e gli altri membri dello staff. Questo perciò, in virtù di questo, dovete subito delimitare i vostri campi. Se voi vedete, ci sono sei ambiti e ci sono dei contenitori. Mi spiego meglio che cosa vuol dire. Gli ambiti sono, in poche parole, le competenze che voi volete far sviluppare ai vostri ragazzi, c'è la parte della finalizzazione, la parte motoria, la parte del dominio del gioco, c'è la parte tecnica, la parte della conoscenza del gioco e ci sta la gara. Ok? Queste sono le competenze che poi andiamo a sviluppare, che vuol dire finalizzare, che vuol dire dominio e così via. Ovviamente noi dobbiamo fare riferimento all'ultima colonna, in poche parole, dove c'è scritto Small Slalom Game, abbinamento alla performance, giochi di posizione, tecnica funzionale, partita a tema e partite esordienti. Questi sono i contenitori. Che vuol dire contenitori? Cioè, che cosa dobbiamo far fare ai nostri ragazzi durante l'allenamento? Ho detto ci sono sei ambiti. Ambito di finalizzazione, che cos'è? È una partita a numero ridotto di giocatori e spazi ridotti rispetto a quella prevista dalla fascia d'età nella quale viene applicata appunto il gioco. In poche parole ci sono due porte e ci sono due squadre che si devono orientare durante la partita per fare il gol. L'ambito motorio è quello che vi ha spiegato un po' il professor Mario Vigiani, cioè la performance. In poche parole, se dovete sviluppare la forza, se dovete sviluppare la resistenza, se dovete sviluppare la velocità e così via. Poi c'è l'ambito del dominio del gioco, è una proposta per sviluppare invece la capacità di mantenere il possesso della palla in condizioni di superiorità numerica. E poi vedremo, perciò vengono chiamati giochi di posizione. Per l'ambito di conoscenza del gioco, invece, è una partita giocata con le regole generali della categoria, perciò in questo caso, correggimi Tonino, dai 13 ai 17 anni, e Calcio ci a sono dei 7, calcio a 7. calcio a 7, perciò ancora meglio perché si avvicina un po' alla categoria degli esordienti, perciò 7 contro 7 oppure 9 contro 9, in cui c'è una partita a tempo. Poi c'è l'ambito di gara che è proprio sviluppare durante la partita che cosa devono fare i nostri ragazzi e poi c'è l'ambito tecnico. L'ambito tecnico è un ambito che si basa sulla tecnica analitica e tecnica funzionale. Che vuol dire tecnica analitica? La tecnica analitica sarebbe io e il pallone e poi vi farò vedere degli esercizi. La tecnica invece funzionale sarebbe io, il pallone e il compagno. Ci sarebbe un'altra tecnica, quella situazionale, che significa io, il pallone, il compagno e l'avversario. Però in questo caso la tecnica appunto situazionale non si può sviluppare a causa della pandemia. Allora, vedete questo campo di gioco? Sono divise in sei stazioni. Se voi vedete, ci sono, non sono evidenziate quelle della finalizzazione e quella della partita a causa del Covid. Noi dividiamo in poche parole il campo in sei stazioni. Ci sono due motorie, una della conoscenza del gioco, uno tecnico, l'altro appunto analitico, l'altro tecnico funzionale e l'altro sempre della conoscenza del gioco. Perciò, quando io vado nel campo, praticamente, che cosa faccio? Divido il mio campo in stazioni, ok? Divido il mio campo in sei stazioni, in cui si gioca 3 contro 3 o 4 contro 4. Questo per quale motivo? Il motivo è uno, più di uno. Uno perché dobbiamo includere, cioè dobbiamo far partecipare tutti quanti a un'intensità molto molto alta.
Se voi immaginate invece di fare allenamento in un campo grande, sicuramente la capacità di toccare il pallone è molto ma molto minore rispetto a un campo piccolino. Vi faccio un esempio: se voi vedete adesso le partite di calcio, se voi, le squadre sono racchiuse in un fazzoletto di campo, cioè sono molto molto corte e devono sviluppare una tecnica molto molto alta. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abituiamo i vostri giocatori già a giocare in uno spazio piccolo, potete migliorare sia la performance fisica, perciò per quanto riguarda i cambi di direzione, i cambi di senso, la forza e così via, ma anche migliorare la capacità di poter risolvere un problema, ovviamente, e di poter toccare più volte il pallone. Spero di essere chiaro in questo. Ovviamente noi diamo anche un'organizzazione di tempo. Non so voi, per esempio, fate un'ora e mezza di lavoro, di allenamento. Noi per ogni stazione abbiamo deciso di fare 12 minuti. Ok, 12 minuti sono importanti. Perciò se ritorniamo, in questo gol abbiamo 12 minuti di motorio, 12 minuti di conoscenza del gioco, tecnico, conoscenza del gioco, tecnica e motorio. In poche parole andiamo più di un'ora. Una volta che abbiamo finito i 12 minuti, possiamo passare alla stazione successiva, velocemente, con tutto il gruppo squadra. Fanno 12 minuti di conoscenza del gioco per poi passare un'altra volta a quello tecnico e così via. Perciò svolge tutte e sei le stazioni, ok? Il concetto qual è? Il concetto è che i vostri atleti, o meglio, si devono divertire, i vostri ragazzi ovviamente, si devono divertire, ma allo stesso tempo, attraverso questa metodologia, noi aumentiamo notevolmente l'intensità di lavoro. Non so se rendo l'idea. Perciò vedete com'è importante, quando noi diciamo l'impegno motore è che i ragazzi devono sfruttare il loro tempo a disposizione e non perdere tempo durante, appunto, per quanto riguarda durante gli allenamenti. Ovviamente noi possiamo anche includere i nostri portieri. Molte volte noi diciamo che i portieri vengono esclusi, fanno allenamento a parte e perciò non sanno che cosa fare. In queste sei stazioni noi possiamo includere anche i portieri, cioè loro devono sviluppare anche la capacità di saper giocare il pallone con i piedi. Inoltre non stanno mai fermi, possono essere inclusi durante, per esempio, la finalizzazione, quando si potrà andare a contatto con l'avversario, e perciò poter tenerli sempre impiegati durante gli allenamenti. Ovviamente sono previsti, come c'è scritto nelle note organizzative, in gruppi ridotti. La capacità è quella di potersi spostare velocemente, come ho detto prima, nelle stazioni successive. Gestire con efficacia, che cosa vuol dire? Spero di andare piano. Spazi modulari, perciò l'organizzazione degli spazi, riduzione dei tempi morti, è quel passaggio che ho detto da una stazione all'altra, spiegazioni chiari e veloci, perciò dovete, come tecnici, dovete spiegare l'esercizio, non dovete stare 2-3 minuti a spiegare l'esercizio, dovete stare massimo 30 secondi, un minuto a spiegare, perciò dovete essere già padroni di quello che voi volete fare, in poche parole. Inoltre tengo alto il ritmo dell'allenamento. Se ci sono delle difficoltà durante gli allenamenti, dovete capire di avere subito un piano alternativo per proporre altri esercizi. Spero di essere stato chiaro. Io volevo, spero di, se ci sono domande, o spero, o meglio, se sono stato chiaro in quello che ho detto. Ragazzi, in maniera pratica, noi prima gli allenamenti li facevamo corsa continua e riscaldamento, giusto? Poi facevamo la mobilità articolare, poi ci facevano in gruppi da 11. No, se voi riuscite a organizzare queste stazioni, ok? Sei stazioni, dividete tre ragazzi, quattro ragazzi, ok? E gli spiegate subito l'esercizio, loro l'intensità è altissima. Non so se rendo l'idea. In questa stazione voi la potete mettere anche nell'aspetto motorio, come ha spiegato Mario Vigia. Volete fare un lavoro di resistenza? Poi vi farò vedere dei lavori di forza, fondamentalmente. Ok, possiamo introdurre. L'importante è che i nostri ragazzi devono essere sempre attivi, devono essere sempre partecipi agli allenamenti. Ci sono domande da questo punto di vista? Va bene, Egidio, se ci sono domande te le porranno tranquillamente. Sto vedendo che stai condividendo lo schermo, non c'è più la... ora sì, perfetto. Benissimo. No, giusto per vederli in faccia, per avere un feedback di ritorno. Allora, questo è un... diciamo che quello che ho fatto io al corso. Se voi vedete, in poche parole, lui spiega un esercizio. Questa è tecnica analitica, ok?
scusate, sì, tecnica analitica. Noi siamo raggruppati. Egidio, dato che non sentiamo l'audio, forse ti conviene intervieni tu. Ah, non sente, ok. Allora, in poche parole, lui sta spiegando, in poche parole, vedete, c'è uno spazio nell'area piccola, dell'area della porta. Vedete, loro conducono palla, è un riscaldamento, ok? In questo caso può essere pure già una stazione. Vedete, loro conducono la palla con destro e sinistro. Il pallone sta sempre vicino al corpo. Per quale motivo? Per la protezione della palla dall'avversario. Se voi vedete, non c'è contatto, lui non c'è contatto e soprattutto si deve occupare tutto lo spazio dell'area. Il concetto è quello di utilizzare tutte le parti del piede, destro, sinistro, ok, ovvero scusate, interno e esterno, e con tutti e due i piedi. Questo, per esempio, è un riscaldamento, che cosa, quello che vi ho detto prima. Invece di fare corsa continua intorno al campo, è opportuno che già con l'attrezzo palla, cioè con il pallone, perciò la cosa più bella che c'è nel calcio, è di fare il riscaldamento attraverso questi piccoli esercizi di tecnica analitica. Mi sono spiegato, giusto? Spero di sì. Altri esercizi, ovviamente nei 12, questi possono essere introdotti 2 minuti di conduzione palla in questa maniera. Ci può essere poi un altro esercizio, faccio vedere. Allora, in questo caso lui ha cambiato l'esercizio, spero che si veda un po' scuro, poi invece di portare la palla con il collo, con l'esterno, ha cambiato esercizio. Se voi vedete, con la pianta del piede. La conduzione, perciò la sensibilità della palla che abbiamo con il nostro piede. Se voi vedete, si sposta la palla, vedete, è solo con la pianta. Una volta con il destro, una volta con il sinistro. Che cosa, se voi vedete, non c'è sempre l'organizzazione dello spazio, nessuno va a scontrarsi contro il proprio compagno, ma si cerca sempre di trovare lo spazio libero, che è fondamentale. Ovviamente questa luce è Se posso tipo. permettermi, Egidio, anche per contestualizzare alle loro esigenze, visto che noi abbiamo pochissimo tempo per fare gli allenamenti, considerato anche il Ramadan, no? Sì. Cercare di ottimizzare tutte le fasi, come ha suddiviso il prof, le fasi del condizionamento, con le parti tecniche, quindi eliminare quella fase di attivazione muscolare come si faceva una volta con la corsa libera, la corsa continua, la corsa ripetuta, già quella fase noi andiamo a interagire per ottimizzare i tempi sugli aspetti tecnici. Quindi facciamo in spazi ridotti conduzione della palla, quindi con tutte le variabili interno e esterno, perché prof, loro stanno iniziando con ritardo rispetto a quello che avrebbero dovuto fare. C'è un ricambio continuo, quindi ragazzi che arrivano e che vanno. Molti non hanno mai giocato a calcio e staranno fermi 25 giorni, un mese per il Ramadan, nel quale non si può fare attività. Quindi questa è un'ottima soluzione. No, ottima anche perché vi dico di più, se voi fate fare questi esercizi, invece di fare corsa continua, in cui l'intensità è molto bassa, perché c'è la corsa che chi è svogliato, chi si scoccia, parliamoci chiaramente, questo parliamo pure con i ragazzi, invece con la capacità della palla, l'intensità è molto più alta. Se voi vedete, ci sono alcuni ragazzi che sono già affaticati nel riscaldamento perché devono utilizzare il pallone e perciò c'è l'aspetto cognitivo, c'è la capacità di poter organizzare il movimento e l'aspetto fisico, in cui perciò cambi di direzione anche se è intensità poco più bassa rispetto all'aspetto motorio. Perciò, vedete, è molto importante, come ha detto il professore, già voi state lavorando a un'intensità importante, perciò i ragazzi già sono pronti per affrontare una bella partita, per utilizzare questo. Se voi vedete, guardate, ci sta anche il cambio degli esercizi. Interno, esempio, si può palleggiare, ok? Invece di stare in forma statica, vedete, incomincio a utilizzare tutte le parti del corpo palleggiando. Ovviamente, che cosa voglio dire? Voglio dire che
siete voi a diversificare l'esercizio, ok? Per rendere più partecipi. Ovviamente, se voi fate un esercizio per 5 minuti, 6 minuti, lo stesso esercizio, i ragazzi si scocciano. Se voi vedete, noi abbiamo sempre cambiato gli esercizi, abbiamo sempre cambiato le attività, ok? E rendono più partecipi. Io ho un problema solo del. Ok. Qua sempre palleggiando, ovviamente, qua si incominciano a condurre il pallone. Qui sono io che sto palleggiando, sono forte, ero forte. Ok. Successivamente, un altro esercizio che incominciamo a aumentare sempre l'intensità è quello, vedete che fa il mister? Mette la palla e cambia di direzione. In questo caso, che vuole fare? Lui dice di attaccare l'avversario. Subito, come ce l'ho di fronte, cambio di direzione, ok? Il cambio di direzione può avvenire in qualsiasi momento, cioè andare indietro sia con la pianta del piede e sia con l'esterno o sia con l'interno, come volete voi. La caratteristica è che il giocatore, cioè forse deve puntare l'avversario, perciò l'altro ragazzo, come punta deve subito cambiare direzione, ok? Incominciamo, vedete, già i gesti tecnici specifici per quanto riguarda del calcio. Vedete quanti già, se voi vedete quanti minuti sono passati, cioè quanti esercizi già sono passati, 10-15 minuti di riscaldamento intenso per poi arrivare alle altre stazioni. Altro esercizio, per esempio, sto andando proprio nella pratica, questo abbiamo detto. Allora, questo è un esercizio che ho fatto fare io. Ci sono 8 persone, ve lo faccio vedere. Sempre di riscaldamento. Allora, superano, vedete che c'è tutta tecnica, superano, attacco, poi mi direte, vabbè, ma io non ho gli ostacoli, non è un problema, ragazzi. Mettete dei coni a terra, ok? E fate la stessa cosa, dei cinesini, fate la stessa cosa. L'unica cosa che io ci tengo a sottolineare, vedete l'intensità di lavoro dei ragazzi, spero di essere chiaro. Loro danno molta, molta intensità. Come sono coordinati? Vedete come c'è il passaggio da una stazione all'altra, da un punto all'altro. Cambio di direzione, cambio di direzione. Ok? Tutto questo è il riscaldamento. Che cosa voglio dire? Vedete, noi possiamo creare anche già due stazioni in questa maniera. Un gruppo lavora di conduzione, l'altro gruppo invece lavora per quanto riguarda dall'altra parte. Una cosa che mi preme, io ho detto sei stazioni, ovviamente qualcuno mi dice, ok, ma io sono solo, abbiamo pochi ragazzi, abbiamo 12 ragazzi. Ok, possiamo anche fare in questa maniera, creare prima due stazioni, fare l'esercizio, cambiarci e poi passare alle altre due Maurizio, dato che sto stazioni. Ok? Cioè, facendo subito una lezione modificarle. con Non dei so se rendo ragazzi dello l'idea. Sprare, mi hanno Finite le fatto altre due questa domanda. stazioni, Che perciò sono significa? Quindi quattro. quest'anno Passiamo alle potranno altre due. Perciò giocare i vedete, ragazzi che sono l'intensità è nati sempre alta. entro il Io mi immagino, 31 per esempio, da voi che dicembre avete dei del gambetti 2002, piccoli, giusto? giusto Tonino? Dammi una risposta da questo punto di vista. Non so se hanno una struttura grande o hanno delle strutture piccole. Mi sentite? Sì, Egidio, vai. Ho detto, hanno delle strutture piccole o hanno delle strutture grandi per fare allenamento? Il campo com'è? Vai ragazzi, Sì. rispondete voi. Da noi a Gorgoglio il campo è da calcio a 7. Quindi è bello grande. Bello grande. E secondo te due stazioni le possiamo fare in questa maniera? Stazioni, sì, anche tre, penso. Anche tre, benissimo. Sì, Perciò c'è una grande intensità di lavoro. Perciò posso modificare, subito possono passare all'altra stazione. Bene, ottimo. Ok. Vedete questo? Questo ho preso da Piccini, che è uno dei maestri del calcio, ovviamente. Per esempio, di tecnica in questo caso è più funzionale, in cui ci sono due ragazzi che si passano la palla e l'altro ragazzo invece deve intercettare. Il concetto qual è? Incominciamo già a mettere un po' l'avversario, ovviamente non c'è un contatto fisico. Se voi vedete, loro si passano la palla. Chi riceve il pallone si deve smarcare, ok?
perciò già incominciamo a aumentare l'intensità. Ok, lui ha preso la palla, come ha preso la palla deve andare subito a fare gol dall'altra parte, ok? In questo caso, in pandemia, non lo possiamo fare. Chi ha ricevuto, chi ha intercettato la palla, si cambia di posto, ok? Se voi vedete, ogni volta il ragazzo che deve ricevere il pallone si deve smarcare, chi deve dare la palla deve cercare di capire dove va il compagno, ok? Chi sta in mezzo invece deve intercettare. Vi garantisco, per esempio, come lavoro fisico condizionale è a quanto impegnativo, perché ci devono essere subito i cambi di direzione, ok? Spero di essere chiaro. Giulio? Vedete, sta cercando Giulio? In mezzo, deve cercare sempre di... Vieni a prendere Peppino, sta facendo danni. Siamo passati perciò da una tecnica analitica, io e il pallone, siamo passati a una tecnica appunto per quanto riguarda funzionale, in cui c'è anche il compagno che deve ricevere il pallone. Un altro gioco che si può fare, in poche parole, sempre di riscaldamento, in questo caso di attivazione, è quello che noi facevamo un po' da piccoli, il calcio tennis. Però io questo l'ho messo sempre di attivazione, perché vedete la distribuzione del centro federale di Viggiano, questi sono gli esempi, vedete la distribuzione dei nostri ragazzi, loro partecipano tutti quanti, il video è molto veloce, scusatemi, vedete, faccio con il mouse se posso, vedete questi quattro giocatori, loro sono disposti e giocano con, appunto, per quanto riguarda con il calcio tennis. Non c'è nessuna struttura, ci sono solo cinesini a terra, ok? Perciò questo perché per migliorare appunto la tecnica sempre analitica. Un altro esercizio può essere appunto per quanto riguarda, si chiama la trappa, un gioco, in poche parole partono, si gioca uno contro uno. Un giocatore deve palleggiare, deve arrivare a un punto già a un punto di 3 metri. Una volta che ha palleggiato, deve passare la palla all'avversario e deve correre subito nella posizione. Lo faccio vedere. Sempre con il mouse vi faccio indico i giocatori, così viene più facile. In questo caso c'è anche sempre l'aspetto fisico, fondamentalmente. Adesso parte l'esercizio, il gioco. Vedete la distribuzione del campo, ragazzi? Vedete, loro sono sempre distribuiti, partecipano tutti quanti, non c'è mai nessuno che non partecipa. Allora, loro incominciano a palleggiare, ovviamente la sfida è quella di velocità, perciò c'è una capacità. Una volta che arrivano al punto giallo, subito scaricano la palla e devono scattare indietro. Il punteggio qual è? Che loro non devono far cadere la palla a terra, ok? Una volta che ti passano il pallone hanno un punto. Se il pallone cade a terra prima di arrivare al punto giallo, in quel caso non viene assegnato il punto. Vedete, c'è una capacità subito di capacità tecnica, devono arrivare perciò cognitiva, perché devono stare attenti, devono arrivare al punto di partenza, di arrivo, e devono scaricare subito la palla. Ve lo rifaccio vedere. Ripeto, sempre a noi interessa molto l'organizzazione degli spazi. Palleggiano, arrivano al punto, al secondo punto giallo, scaricano e scattano subito all'indietro. Palleggiano, scaricano subito. Ovviamente, ragazzi, questi sono ragazzi di 10-12 anni, perciò la qualità tecnica è un po' più bassa, perché per l'età, ovviamente. Immagino voi di 14 con i top play, in cui fanno un lavoro di velocità, ok? Proprio un lavoro di velocità con il pallone. Invece di fare uno scatto di 3 metri a vuoto, a secco, come si vuol dire, utilizzare sempre il pallone. Ci sono due esercizi. In poche parole, ci stanno uno della forza con i plank, e vi spiego quali sono, qual è l'esercizio, e l'altro invece si chiama luce onde di conoscenza del gioco, di smarcamento. Vi faccio vedere,
Allora, vedete sempre in questa foto, ci sono due giochi, è quello che io vi ho detto in poche parole. Ci sono due stazioni, vedete il campo nostro è un campo da 11, ma noi utilizziamo degli spazi in cui sono degli spazi non grandi, ma devono essere inerenti appunto alle capacità dei nostri ragazzi. Un gruppo sta lavorando, in poche parole, se mi va il mouse, allora, un gruppo sta lavorando di forza con i plank, ok? Un altro gruppo invece sta lavorando di tecnica funzionale, e vi spiego qual è, contemporaneamente, perciò fanno 12 minuti un gruppo e 12 minuti l'altro gruppo. Se voi vedete, allora, il gruppo di forza, in poche parole, cioè questo, stanno facendo tutti i lavori di forza di plank, di postura. All'inizio hanno fatto un plank semplice, poi alzeranno un braccio, poi l'altro, poi alzeranno la gamba destra e così via. Contemporaneamente, dall'altra parte invece che cosa stanno facendo? Ci sono quattro giocatori con il pallone e quattro senza pallone. Il giocatore con la palla deve condurre nello spazio. Quando vedi il compagno nella porta, la devi passare, ok? Perciò conduce la palla, vedi il compagno smaccato nella porta, la deve dare e deve prendere il posto del compagno. Non so se si sta vedendo, Tonino, si vede, giusto? Spero di... Se voi vedete qua, sono tutti ragazzi che stanno, in poche parole, stanno cercando di trovare il compagno e di passare la palla, in poche parole, nello spazio della porta. Gli altri invece, in poche parole, stanno lavorando di plank. In questo caso hanno cambiato l'esercizio, avete visto, hanno alzato il braccio destro e il braccio sinistro. Egidio, solo una cosa, senza problemi, perché chiedo agli amici, voi sapete tutti che cos'è il plank? Giusto, avete ragione, Tonino. Lo sapete tutti che cos'è il plank? Se c'è... Se qualcuno... No, dico, se qualcuno ha qualche problema ditelo, così magari lo spieghiamo. Qui si vede, anche se è lontano. Se è lontano, noi non possiamo inquadrare le facce dei ragazzi, solo per questo. Brahim. Stanno alzando la gamba, in poche parole. Noi stiamo facendo tutti esercizi per rinforzo muscolare dell'addome, in poche parole, della zona lombare, la zona delle spalle, dei muscoli delle spalle, attraverso degli esercizi. Prima hanno lavorato con il braccio destro, con il braccio sinistro, l'altro con la gamba. Che cosa voglio dire? Vedete, tutti stanno partecipando, ovviamente con esercizi diversi. Una caratteristica, per quale motivo? Perché il giocatore, variando ogni volta i 12 minuti, è molto più attento in quello che sta facendo. Non so se rendo l'idea, se mi sono spiegato. Perciò non essere monotono con lo stesso esercizio è di fondamentale importanza. Perciò variare e cercare sempre di migliorare l'attenzione dei vostri giocatori. Spero di essere chiaro. Ok. Vi faccio vedere... Allora, non so se è giusto, vabbè. In poche parole, ambito di finalizzazione. La finalizzazione, come ho detto prima, è quello di cercare di avere due porte e di orientare il gioco verso le due porte. In momento di pandemia ovviamente non si può fare, speriamo che nel mese di maggio ci danno la libertà di poter sviluppare anche l'attività di gruppo e non solo in forma individuale. In poche parole, se voi vedete, in quello che vi ho detto prima, in una stazione i portieri partecipano sempre. Ci sono due portieri, se avete, oppure se non ci sono i due portieri possiamo fare a cambio, non è quello il problema tra i giocatori. Ci stanno un 3 contro 3. Il gioco funziona così. Chi fa gol, in poche parole, chi ha fatto gol deve andare ad aggiungersi alla squadra avversaria. Perciò si gioca il 3 contro 3, la squadra A fa gol, chi ha fatto gol deve andare ad aggiungersi nella squadra B e si gioca il 4 contro 2. Il 4, una volta che si è fatto gol, in poche parole può succedere il 4 contro 1 oppure si può ritornare al 3 contro 3, non so se rendo l'idea. Perciò si gioca una partita 4 contro 4 con il portiere, dopo ogni gol la squadra che ha subito sceglie un giocatore della squadra avversaria e cambiando così la posizione della formazione e il numero degli opponenti fino al gol successivo. Questo per quale motivo? Quindi si gioca con l'handicap come nel gol. Questo per quale motivo? Perché si deve abituare i vostri giocatori a giocare in superiorità numerica oppure in inferiorità numerica. È un gioco bellissimo, ovviamente non sto a spiegare in 3 minuti, 4 minuti che cosa devono fare.
ok ragazzi, si gioca 3 contro 3, chi fa gol, ok, chi subisce il gol può chiedere in poche parole il prestito di un giocatore, qualsiasi, si gioca 4 contro 2 e così via. L'aspetto in 12 minuti, ragazzi, vi posso garantire, Tonino mi corregge, nelle capacità condizionali si parla di resistenza anaerobica, di potenza aerobica fondamentalmente, anaerobica aerobica, cioè quanta fatica fa il giocatore durante la partita, invece di far fare le scatti a navette, i 200 metri, sto dicendo delle cose, oppure non lo so, i 400 o i cambi di... In una partita voi state sviluppando l'aspetto tecnico, l'aspetto condizionale e l'aspetto situazionale, non so, perciò se nell'immaginario, ok, voi avete un campo, come ha detto l'amico, si possono fare 3 stazioni, vedete, prima stazione tecnica analitica, seconda stazione per quanto riguarda la performance, perciò tutti i lavori di, per quanto riguarda di forza, oppure per quanto, come ho fatto vedere, di plank, terza stazione, in poche parole, si possono fare delle partite, oppure fino a quando speriamo che si possa ritornare, con il 3 contro 3 e così via. Egidio, se posso sempre contestualizzare agli amici che oramai conosco, dato che avrete quasi poco più di 2 settimane, 3 settimane per ottimizzare il lavoro per l'eventuale fase regionale, questo esercizio, come altri, ottimizza i tempi. Ritorno al ragionamento di prima, quindi non avendo voi la possibilità per fare lavoro sulle capacità condizionali, forza, velocità e resistenza, non avendo tanto tempo per lavorare sulla flessibilità, sull'elasticità, questo esercizio è un po' una panacea, cioè è la soluzione per tanti mali. Lavorate sulla tecnica, sul condizionamento aerobico, sulla resistenza lattacida, vi ricordate? Lattacida, e lavorate anche sulla tecnica. Quindi questo è un grosso strumento che potete utilizzare. Allora, io quello che, giustamente come ha detto Tonino, è giusto che contestualizzo perché io non conosco bene la realtà, ovviamente degli spazi e del tempo, però immagino, se voi avete 2 allenamenti e giustamente ci sono problemi per quanto riguarda nell'organizzazione e avete 50 minuti, ma è inutile che io vada a fare per quanto riguarda degli esercizi a secco, cioè senza il pallone. Io posso sfruttare in questa occasione tanta resistenza, ma anche forza, perché in uno spazio piccolo, stiamo parlando di 25 metri e 18 metri, si fanno tanti cambi di direzione. E questi cambi di direzione, l'avete spiegato Tonino, giusto, sanno, cioè spostarsi lateralmente, deviare la corsa da una parte e dall'altra, ci vuole tanta tanta forza, perciò voi state sviluppando resistenza specifica del calcio e state sviluppando anche la forza. Spero di essere stato chiaro. Un altro esercizio, per esempio, un altro gioco, ripeto, sempre con quando si ritornerà, io vi do un'ampia panoramica, è quello del fuorigioco. Si gioca 3 contro 3 con 2 sponde, ok? È semplice. Se voi vedete, ci sta allora il campo di 16 metri, 16 per 20, in poche parole ci sono linea di fondo, dalla linea di fondo ci sono 2 linee tratteggiate, lo potete fare con i cinesini, lo potete fare con, non lo so, con una striscia, non è un problema. I giocatori devono andare da una sponda, perciò possono giocare all'altra sponda. La caratteristica è che non possono lanciare la palla, ma devono passarsi la palla all'interno senza andare ovviamente in fuorigioco. Questo per quale motivo? Perché il fuorigioco, ovviamente io sto insegnando che cosa? Chi ha possesso della palla di avere i tempi di entrata, perciò per quanto riguarda degli spazi, di poter attaccare la porta, spero di essere chiaro nella terminologia, perciò sapere il tempo di entrata nello spazio per fare gol. Chi difende invece deve sapere quando deve salire e mettere in difficoltà l'avversario, cioè di metterli in fuorigioco. Ovviamente voi mi direte, ok, ma tanta situazione, no ragazzi, loro devono solo provare. Se voi mettete nel campo e voi dite, ok ragazzi, non dovete far fare il fuorigioco a 6 metri dal... segno sempre con il mouse, se mi parte. Scusate. Sempre con il mouse. E io devo andare a fare gol da questa parte, ok? Ovviamente i giocatori nel possesso palla, loro devono scambiarsi la palla o andare direttamente. Gli altri 3, in poche parole, devono cercare di metterli in fuorigioco. Perciò
è una situazione di gioco che si verifica sempre in partita, perciò voi li state abituando a una situazione particolare che si verifica, come ho detto prima, scusate, nel gioco del calcio. Sono stato chiaro oppure no? Spero di sì. Sì, chiaro, ed è anche utile perché i ragazzi, essendo costretti a giocare in spazi stretti, devono migliorare per forza in maniera deduttiva il controllo della palla. Sì, in poche parole è quello il concetto che spero che passi, è che sfatiamo gli allenamenti, quelli vecchi, ok? Voi siete bravissimi, perciò in poche parole non è quella cosa di fare sempre, prima si faceva la forza, si correva intorno al campo, no. Dovete ottimizzare i tempi. Ottimizzare i tempi vuol dire far fare un lavoro cognitivo, cioè devono sapere che di tecnica, scusate, il possesso della palla, un lavoro motorio, perciò di cambi di direzione, di resistenza. Voi immaginate, scusate, un gioco del genere in 12 minuti contro 3. Ma se voi pensate, in poche parole, quando eravamo più piccoli, vero Tonino, scusate, e quando giocavamo in mezzo alla strada, fatemi passare perché è un concetto anche della federazione, i giochi di strada si chiama, noi giocavamo ore e ore negli spazi piccoli perché non c'era il campo a nostra disposizione e noi miglioravamo tante di quelle capacità proprio perché in maniera non incosciente, non sapevamo, ma in poche parole era lo strumento della strada, ci aiutava a migliorare tutte queste capacità. Io vi lascio, e penso che possa essere utile, le slide le lascio qui a Tonino. Questo è il sito, in poche parole, Evolution, in poche parole dei manuali che noi adottiamo durante gli allenamenti. E vi faccio vedere in maniera più specifica. Egidio, chiaramente queste slide tu ce le dai, vero? Così le giriamo ai ragazzi. Sì, proprio se tu, il sito è questo, io te le giro, non è un problema. Sì. Attenzione. E spero, ma come ti ho fatto? Lo stiamo vedendo una tua cosa a New York. Sì, a New York. Quando erano dei tempi. Allora, voi vedete in atto, in poche parole, vedete, ci sono tutti gli esercizi. Ok, vi faccio vedere in poche parole. Cioè, per le varie categorie, però voi dovete prendere gli esordienti fondamentalmente. Allora, scusatemi se... Allora, questo è il gioco del... buonanotte. Scusatemi, ma io ho un problema... Un po'. Okay. Guarda, se c'è un link, se lo vuoi copiare, lo metti nella chat. Sì, nell'ultima presentazione c'è il link. Un attimo che faccio subito, così vi faccio vedere gli esercizi, in poche parole, più che altro. Scusatemi se... Fai copia e incolla, lo metti in chat. Allora, vedete, questa è l'organizzazione del campo, in poche parole si cerca di fare il reticolato, si chiama, in poche parole voi dovete già organizzare il vostro campo e poi ci sono i vari giochi, vedete, in poche parole della finalizzazione, squadra variabile e vi spiega un po' il gioco come funziona. Poi ci sta il dominio del play, quello che vi ho messo, il fuorigioco, sono proprio degli esercizi, il plank. Una caratteristica del plank, ragazzi... un gioco bellissimo. Voi vedete questi tre giocatori, in poche parole, cosa funziona? Si mettono in plank, un giocatore fa passare la palla sotto la pancia dell'avversario, del compagno, riprende la palla, lo salta, va di nuovo il pallone sotto la pancia del compagno, risalta, un'altra volta palla sotto la pancia del compagno, risalta, ritorna all'inizio, scarica la palla indietro e così via. Non so come giocavamo prima, come avete visto, quando noi dovevamo arrivare a un punto col pallone, vi ricordate? Palla sotto le gambe. Invece questo si gioca con il plank. Non so se Tonino, se sono stato chiaro. Quindi la palla passa sotto la pancia dei ragazzi. In poche parole, voi vedete, si fa resistenza di forza, in poche di tecnica, devono saltare, e in più c'è la parte agonistica. Cioè, chi arriva prima alla linea, quella squadra vince. Non so se rendo l'idea. Vedete, c'è anche l'aspetto dinamico, competitivo, perciò non è quella cosa di essere statici e non fare. E questo, per esempio, è un altro contenitore, perciò è un'altra stazione. Infatti ci sono tanti... Per esempio c'è la pressione alta e vi spiega, vedete, nella partita c'è una pressione alta in che consiste. Partita nella quale ogni azione di gioco può durare un massimo di 10 secondi. In poche parole avete 10 secondi per andare a rete.
cioè il tecnico dice ok, parti 10 secondi, in 10 secondi la squadra deve, perciò c'è una grande pressione temporale, soprattutto anche qui capacità condizionale e così via. Spero di essere stato chiaro in quello che ho detto. Ok, il link. Ok, questo è il link, Tonino. Sì, io non lo posso copiare, lo devi copiare tu. Se fai copia, okay. Sì, copia, sì, e lo metti in chat. Allora, chat in alto a destra. In alto a destra. Mi sto perdendo con tutte queste cose. No, devi andare a fianco dove ci sono gli omini, dove c'è scritto 10. No, sto un attimo. Ecco lì, sì, là, esatto. Ok, metto sulla chat. Devi andare quello in mezzo. Sì, qua. Sì, sto vedendo solo come, dove stanno tutte le cose. Noi utilizziamo Teams e ecco, perciò, ok. Spero che sia stato interessante, o meglio, non interessante, molto pratico, che vi possa, possa essere utile nelle vostre organizzazioni delle attività. Allora, se sono togli anche a tenermi nei 50 minuti. Se togli la condivisione dello schermo, che ho fatto? Interrompi presentazione. Egidio, devi fare interrompi presentazione. Perfetto. Allora, nel frattempo io faccio. Spero di essere stato...